Bentornati a Cronaca Aretina Speciale, che ovviamente non può che occuparsi di uno degli aspetti più gravi di questa ondata di maltempo che si è abbattuta nella nostra città. Fin dalle prime ore vi abbiamo documentato quello che stava accadendo qui al Pala Estra Mario D'Agata. Ritroviamo Mauro Castelli, presidente della scuola basket Arezzo. Qui alle nostre spalle abbiamo una fotografia purtroppo tragicamente espressiva di questo disastro. Sì, hai detto la parola giusta, questa è proprio la fotografia del disastro, perché penso che si possa chiamare disastro. Una situazione un po' anche paradossale, perché basti pensare alle nostre donne che ieri l'altro erano a grattare le mattonelle per togliere la polverina o la piccola cosa, e poi tutto potevamo pensare a meno che cadesse il tetto. Insomma, questa è la cosa che fa più male, cioè mesi e mesi di lavoro, pulizie per rendere questa struttura più accogliente, più un fiore all'occhiello della città. Era ed è ancora il palasport più grande della provincia d'Arezzo. Quindi, al di là del fatto della nostra società sportiva che sta attraversando a questo punto un periodo molto difficile per la parte sportiva, ma il problema è che è anche un palasport di tutti, perché tutte le società sportive fanno le proprie manifestazioni qui. Basti pensare che solo domenica scorsa c'erano 1500 persone dentro, quindi immaginiamoci il fatto se fosse capitato in quell'occasione. Diciamo che la cosa positiva di questa disgrazia è il fatto che nessuno poi si è ferito, grazie all'intervento dei nostri tecnici, perché vedete, queste porte di sicurezza, queste uscite di sicurezza erano aperte, specialmente questa centrale, perché era molto caldo dentro, e nel momento in cui i 40 ragazzetti che erano dentro a fare il nostro camp hanno sentito il rumore, hanno visto il tetto alzarsi, che è stato tutto in un attimo, per fortuna l'intelligenza dei nostri istruttori non hanno fatto uscire qua i bambini, perché sennò sarebbero rimasti sotto questa enorme massa di materiale. Per fortuna sono stati spinti verso gli spogliatoi nella parte di cemento, dove c'era sicuramente più sicurezza, e poi pian pianino fatti defluire e messi dentro i pulmini della società. E quindi io devo solo che ringraziare i miei istruttori per questa cosa innanzitutto. Al di là poi del problema, che è andata bene, questo, adesso rimane da rimboccarci le maniche e vediamo che cosa c'è da fare. Devo essere sincero, ho visto per la prima volta tutta l'amministrazione comunale ieri, dopo poche ore, essere presente qui, dal sindaco al vice sindaco, l'assessore Tanti e tutti i tecnici comunali della manutenzione dell'ufficio sport, a rendersi conto del disastro. Perlomeno dalle loro parole è emerso il fatto che c'è la volontà di fare molto presto, per ridare subito, al di là della nostra società, ma anche a tutti gli appassionati di sport per le varie categorie, di riaprire immediatamente questo palasport. Io spero tanto che questo non sia solo un messaggio, e sono convinto che questo gesto della presenza sia anche una certezza che il Comune farà di tutto per fare prestissimo, perché purtroppo la stagione sportiva è alle porte. Ecco, ora all'interno ci sono dei lavori anche non so se definirli quasi di asciugatura. Già si vedeva però il parquet che tende a gonfiarsi, come era inevitabile con tutta quell'acqua. Considerate che tutti quei milioni di litri d'acqua a questo punto sono sotto il parquet, e adesso che sta tentando di asciugarsi, l'impianto purtroppo è chiuso e non possiamo entrare, ma il problema è che sta rigonfiando il parquet. Già si vedono le prime righe, quindi vuol dire che fra un giorno o due il parquet sarà tutto saltato, e quindi purtroppo c'è anche questa parte qua. So già che il Comune si sta adoperando per cercare la ditta specializzata in questo tipo di coperture, che non è neanche facile poi da reperire. Quindi, cosa dire? C'è poco da dire, salvo che
provare a riprogrammare tutto ciò che avevamo programmato qua per tutta la stagione, eravamo pronti su tutti i fronti, dovremmo ritornare dove eravamo fino adesso e cercare di partire perlomeno con quelle caratteristiche, aspettando la velocità che il Comune d'Arezzo mi auguro possa fare in tempi brevi e ridare questo palazzetto alla nostra società. Con qui alle nostre spalle vediamo davvero questo disastro. Che cosa sono queste cose nere e gialle che vediamo? Ma vedi, quello che vediamo nero è la parte, diciamo, della carta catramata che era applicata sopra ai pannelli coibentati, così mi sembra che si chiamino, che è il tetto della copertura. Praticamente la metà del tetto è saltato, è volato sopra ed è caduto, e qui vediamo anche dei tiranti che sono, diciamo, quelli non sono proprio tiranti del coso, ma sono diciamo dei cavi che servono per gli antifulmini, qualcosa del genere, mi hanno spiegato ieri, e sono stati saltati completamente e ancora ne vediamo qualcuno appeso su in alto, sì. Esatto. Paradossalmente hanno tenuto gli striscioni messi da poco tempo, hanno tenuto benissimo e non ha tenuto la parte del tetto, insomma, questo ha fatto sì che poi oltretutto quello che hanno raccontato i bambini, che poi sono sempre la cosa più bella da un certo punto di vista, la paura che hanno provato anche i bambini è stato il fatto che, al di là del rumore che faceva questo materiale nel rotolare nel tetto, hanno proprio visto il tetto alzarsi e abbassarsi, e quindi insomma, anche per loro è stato abbastanza traumatico. Quindi i nostri istruttori, ripeto, non so se io stesso sarei stato in grado di avere quella lucidità al momento di fare questa cosa. Quindi cosa possiamo dire? Spero che... Sono venuti i vigili del fuoco, vero, oggi? Sì, oggi sono venuti i vigili del fuoco a fare un controllo perlomeno della parte strutturale, che non avesse avuto dei danni strutturali proprio, e le risposte ancora non le abbiamo, però sono venuti più che altro intervenuti per togliere una parte dell'angolo qui di sinistra, c'erano ancora delle scossaline pericolanti, e quindi hanno messo in sicurezza esterna perlomeno l'impianto. Ovviamente adesso c'è da fare i conti con la sicurezza, c'è da fare il controllo, c'è da fare tutte quelle che sono le opere necessarie. Ovviamente sappiamo che un privato fa sempre prima che le amministrazioni, però insomma, ecco, dai primi avvisaglie devo dire che un'amministrazione così rapida era la prima volta che mi capita, quindi voglio ringraziare anche proprio i tecnici del comune, dell'ufficio sport, della manutenzione, che si sono prodigati a mettersi subito in moto. Ora speriamo tanto che diciamo dalle parole si passa ai fatti, perché volendo potremmo per la prima volta ad Arezzo fare anche un miracolo. Tutto sta nella volontà di farlo. Perché la stagione, ovviamente, la vostra iniziava il 20 agosto. Esatto, noi avremmo dovuto cominciare il 20 agosto, già c'erano anche dei ragazzi che dovevano venire a fare delle prove per i campionati nazionali che ci stiamo quest'anno, abbiamo preso la possibilità di fare. Quindi capisci me che fare dei campionati nazionali di eccellenza in una palestra come è quella di San Lorentino, quella di dietro che avevamo fino ad oggi, non è neanche pensabile. Ora tutto questo vedremo cosa possiamo fare. Noi siamo, diciamo, disperati, perché non c'è solo il danno e la beffa inteso sul palasport, perché abbiamo anche da pensare a 370 ragazzi che devono continuare a fare sport, e lo devono fare nel migliore dei modi, quindi è un po' dura. In conclusione si può dire veramente come a volte la vita è incredibile, a volte in positivo, a volte in negativo, perché subito dopo un bando che possiamo definire epocale, no? Dopo certo, anni di... Certo. Gestioni così, insomma, le abbiamo viste tutte, è arrivata una società che, insomma, con grandissima ambizione, l'avevamo presentato insieme, no? Giusto, certo. Qualche settimana fa, e succede una cosa imprevedibile e assurda come questa.
È proprio questo il punto, cioè l'assurdità di questa cosa. Poteva passare la tromba d'aria 20 metri più in là e magari questo non sarebbe accaduto. Però hai detto bene, cioè, al di là delle ambizioni societarie che comunque sono sempre state fatte con i piedi per terra e con una buona sicurezza nella riuscita dell'operazione, dispiace anche perché per la prima volta dopo tanti anni c'era dietro un progetto serio, un progetto che già le persone che da giugno a luglio erano venute per varie manifestazioni avevano tutti espresso un giudizio positivo sulla tenuta, su già come era migliorato. Avevamo anche in mente di fare, e lo faremo spero presto, di dare delle migliorie a questa situazione. Purtroppo ancora non abbiamo fatto in tempo a farle, basti pensare che abbiamo firmato la convenzione 20 giorni fa, questo è accaduto proprio in un momento in cui non doveva accadere, però purtroppo si può far poco.